È stata aperta in piazza San Pietro Somaldi la sede elettorale lucchese di Liberi e Uguali, il movimento politico guidato dall'ex presidente del Senato Pietro Grasso. Oltre ai candidati all'uninominale alla Camera, Cecilia Carmassi, e al Senato, Luca Baccelli, c'era l'onorevole Roberta Agostini, ex PD, passata nel 2017 nella nuova formazione di sinistra e candidata nel listino proporzionale della Camera. Il nostro obiettivo in campagna elettorale, ha detto Cecilia Carmassi, è quello di ricostruire un legame con le persone deluse dalla politica e di ricreare una comunità che si riconosca nei nostri valori. E della campagna elettorale ha parlato anche l'onorevole Agostini. È una campagna elettorale, ormai si sta caratterizzando come una campagna elettorale a chi la spara più grossa. Noi vorremmo invece affrontarla con un approccio, diciamo, più concreto, più legato all'ascolto delle persone, ai bisogni, ai problemi. E così inauguriamo qui oggi il comitato con i nostri candidati e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, saremo in giro per dare i volantini e per parlare con le persone. Luca Baccelli, insegnante all'Università di Camerino, è tornato sui fatti di Macerata. Inaccettabile quello che è accaduto, ha detto. È il frutto di una narrazione che spinge le persone che stanno male a prendersela con chi sta peggio e non con chi si spartisce le ricchezze alle spalle di tutti.